Affrontare il tumore e vincerlo. La medicina ha fatto molti passi avanti, ma il percorso dopo la malattia, soprattutto psicologico, è lungo. A Bologna ha presentata una mostra dall'associazione che si occupa della post-terapia. Sentiamo Paolo Pini. Negli Stati Uniti si chiamano cancer survivors, persone sopravvissute al tumore. In Italia il termine è onconauti e proprio a loro è dedicata all'interno del Palazzo dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna una mostra fotografica, uomini e donne che ce l'hanno fatta. Un problema, quello oncologico, che tocca ormai il 5% della popolazione, ci dice il dottor Stefano Giordani, direttore scientifico dell'associazione Onconauti. Si stimano più di 200.000 onconauti in Emilia-Romagna nel 2016. È un dato che si riferisce in linea con quelli nazionali, per cui il 5% della popolazione italiana ha avuto un episodio di tumore o ha una prima diagnosi in corso. La medicina ha fatto molto contro il tumore, ha detto Giuseppe Paruolo, presidente della Commissione Cultura dell'Assemblea Legislativa. Con la mostra dedicata a Psiche e Corpo, un connubio indissolubile, vogliamo porre l'accento sull'importanza del percorso seguente alla malattia. È tutto, ci dice Natalina Pedroni, onconauta. Tutto perché quando si è in cura ci si sente strani, diversi, mentre invece incontrando altre persone che stanno percorrendo la stessa strada ti riesci a risentirti parte di. Quando si comincia a guarire, la cosa più importante è avere la forza di cambiare modo di vivere, nel senso mangiare, lo stress. Queste fotografie colgono una brillantezza negli occhi di questi signori che hanno passato una grave malattia e che sono usciti dalla cura. Fortunatamente i trattamenti complementari, come quelli proposti dall'Associazione Onconauti, con le tecniche mente corpo e il supporto psicologico, possono ridurre di molto i problemi legati a questo percorso.